Vincere la paura a costruire il futuro, questo è il messaggio che ha voluto passare Confindustria Romagna durante l'assemblea annuale. Con l'emergenza sanitaria tornata prepotentemente al centro del dibattito, il suo impatto su economia e società al centro degli interventi del presidente dell'associazione Paolo Maggioli, del governatore Stefano Bonaccini e del presidente di Confindustria Carlo Bonomi. È necessario procedere con profonde riforme che guardino al futuro, a cominciare da quella fiscale che abolisca le agevolazioni su cui campano troppi furbetti e ha come conseguenza una pressione fiscale troppo alta su chi si comporta correttamente, con regole chiare e precise, con aliquote semplici. Servono investimenti su scuola, giovani, famiglie e sanità che garantiscano il futuro. Oltre a mantenere questa rotta, dobbiamo anche dire parole di verità. Le manovre d'emergenza hanno accresciuto il debito pubblico di 100 miliardi. Conosciamo tutti i numeri del drammatico calo del PIL e di come sia cresciuto il rapporto debito-prodotto interno lordo. Dobbiamo uscire da quello che è un vincolo di natura politica per affrontare tutti insieme il futuro, quello che tu hai chiamato, richiamando anche la nostra Assemblea Nazionale, il coraggio del futuro. Allora, io credo che il ceto dirigente di questo paese, e quindi c'è dentro la politica, c'è dentro le associazioni datoriali, ci sono dentro i sindacati, debba veramente sedersi a un tavolo e ragionare se vogliamo affrontare seriamente questa situazione. Io credo che abbiamo tutti una responsabilità, cioè un domani da costruire insieme.